Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo video che è un po' assurdo perché mi è capitato di trovare su alcune bancarelle delle copie di prodotti make up che io ho a casa e ovviamente esaminandole per bene mi sono subito resa conto che potevano assomigliare a quelle originali, ma non sono quelle originali. Vedremo poi assieme tutto quanto e le confronteremo per bene con quelle invece originali, anche se sono un po' preoccupata sempre per quanto riguarda gli ingredienti di questo genere di prodotto che si trova sulle bancarelle, perché per quanto mi riguarda perlomeno le cose che vanno applicate sul viso e vengono assorbite dalla nostra pelle ci tengo che siano di buona qualità e non mi fido mai degli ingredienti delle cose contraffatte. Quindi secondo me sarà molto interessante. Ho trovato diverse cosine, non soltanto queste palette, non potrete credere ai vostri occhi perché ci sono prodotti, ragazzi, che non esistono nemmeno, quindi sarà veramente una bella carrellata. Quindi bando alle ciance, io vi lascio il tutorial. Sto iniziando questo video completamente struccata proprio perché andremo a truccarci assieme con questi prodotti, quindi let's go. Ok ragazzi, iniziamo questa nostra avventura, chiamiamola così, avventura, sperando di non avere conseguenze, appunto perché gli ingredienti non mi convincono mai. Comunque, il primo prodotto che ho trovato è questo, che sembra appunto un prodotto della NYX, ma non è. Non ho esattamente più questo prodotto perché era di qualche anno fa e non penso che esistesse in questa colorazione blu come packaging, intendo, ma fatemi sapere se sbaglio. Però devo dire che assomiglia molto a quello, al packaging originale. Questo invece è un packaging originale NYX. Possiamo vedere che la forma è simile, ma non è esattamente la stessa, perché questo tubetto, che è quello finto, è decisamente più grande, ok? È più alto se li confrontiamo. All'interno qui non c'è nemmeno scritto, ah sì, 35 ml, qui 30. Devo dire che tutto sommato è fatto bene, vediamo la texture, è completamente trasparente, questo non me l'aspettavo, non penso di aver mai visto un primer così e non credo onestamente che questo possa essere un primer. Cioè, di questa colorazione decisamente non credo proprio. Allora, non ha odore, ho un po' di... onestamente, come fa ad essere un primer? Cioè, onestamente, ragazzi, allora, io lo applico, ma non è... oh mio Dio, ragazzi, questo è, non sto scherzando, è puro alcol. Cioè, io sono seriamente preoccupata adesso. Mio Dio! Cioè, proprio puzza di alcol, ragazzi, io penso di aver bisogno di un restauro per quanto riguarda la mia pelle dopo questo video, che mamma mia. Ok, vediamo, dai, vediamo. Ok, e fino a qua, anzi, io avevo un cerchietto che mi ero preparata. Ok, e fino a qua ci siamo. Adesso come correttore io ho trovato questo, ragazzi, questo correttore, c'è scritto MAC, MAC Block Defect Liquid, ed è un correttore che decisamente da MAC non esiste. Non esiste questo packaging, non esiste questa confezione in plastica, non è proprio un prodotto che io conosco. Ok, a questo punto applichiamo il fondotinta, ragazzi. Voi non ci potrete credere, ma io come fondotinta ho trovato un prodotto che in realtà dovrebbe essere la copia del primer di Benefit, che sarebbe questo. Cioè, ho visto questo prodotto che appunto come packaging ricorda tantissimo perché c'è la stessa identica, lo stesso identico cartoon posizionato nello stesso identico modo, tra l'altro con il packaging anche molto simile per quanto riguarda solo i colori. Invece come forma non sono riusciti evidentemente a trovare i tubetti e hanno fatto questa forma stranissima. Questo, allora, questo è il prodotto originale di Benefit, è in realtà un primer, ok? E infatti è il The Professional Pore Primer. Questo invece l'hanno chiamato Karité Foundation Stick, ok? Quindi in realtà questo, e c'è scritto New
è quello che chiamano the cover fashional, invece è il the poor fashional, mi fa morire, the cover fashional, ok? Quindi dovrebbe essere appunto il doppione di un primer ma è un fondotinta e lo useremo come fondotinta. Questo è il pack, questo è quanto. Notare che il colore è chiaro comunque, quindi potrebbe anche non andare, non essere troppo male. Allora lo applico prima. Oh mio Dio, è bianchissimo! Oddio! Ma cioè, sembra molto più scuro nello stick che sulla mano. E poi era l'unico colore che avevano. Ma io posso seriamente mettermi una cosa del genere in faccia? Ragazzi, facciamolo. Cioè, siamo qua. Oh, ma cambia colore! No, vabbè, ragazzi. No, vabbè. Allora, vediamo un attimo. Analizziamo la situazione. Può essere vero? Applichiamolo direttamente sul viso. Non so se sarà una buona idea, ma facciamolo. E ci tengo a sottolineare che se ho paura di utilizzare questi prodotti non è perché il prezzo è basso, ma è semplicemente perché quando i prodotti non sono, cioè sono delle repliche di altri prodotti, la provenienza è sempre un po' dubbia e gli ingredienti pure, ok? È semplicemente per questo, perché ci sono tantissimi brand ottimi che hanno prezzi bassi e che io uso sempre molto volentieri, quindi volevo specificare. Oh mio Dio, no ragazzi, io non penso di potercela fare, non penso che questo sia un fondotinta che cambia colore, non penso neanche che sia un fondotinta, sa di crema solare, non sto scherzando, sa di crema solare, quindi sto sentendo, già sento un brufolo che si sta infiammando, cioè, voi scherzate, ma non sto scherzando, cioè, oddio, ok, mi sto già pentendo di aver girato questo video per i risultati che avrà la mia pelle dopo appunto questo makeup tutorial. Allora, pensavo di poter creare qualcosa di decente, ma mi sto ricredendo, ero convinta di poterci riuscire, ma ditemi voi, cioè già ero pallida, già sono pallida di mio, no? Ok, facciamo finta che stia cambiando colore e forse lo farà. Poi, per quanto riguarda il correttore, per quanto riguarda il correttore, ragazzi, ho trovato questo di aiuto. Questo c'è scritto MAC, ok? Questo correttore da MAC non esiste, questo packaging non esiste, quindi non posso avere il doppione perché non esiste, però lo chiamano MAC. La scritta MAC è anche abbastanza credibile. MAC Block Defect Liquid. E questo è il packaging. Mi fa un po' ridere il fatto che la scritta MAC, c'è scritto appunto Block Defect Liquid, mi fa un po' ridere il fatto che la scritta sia un po' sbavata. Cioè nella plastica proprio, ma non è perfettamente ben delineata, non so come spiegarlo. Comunque, sta roba qui in faccia è appiccicatissima, ragazzi. Io, cioè, dal colore mi sono anche detta, ok, sarà perfetto. Invece, e poi non copre niente. Io sono onestamente convinta che sia una crema. Comunque, quindi applichiamo questo correttore. Questo almeno mi sembra effettivamente... non ha odori strani. Oddio, sa un po' di plasticoso, però non ha importanza. Peggio della crema di poco fa. Ecco, almeno questo forse un po' copre. Anche se applicarlo nella zona del contorno occhi non mi fa sentire tanto tranquilla. E poi non sembra che copra tantissimo. Proviamoci. Beh, dai ragazzi, poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Questo correttore non copre, ma perlomeno non mi crea delle chiazze bianche come il fondotinta. Potremmo quasi applicare ancora un po' di correttore su tutto il viso. Notare la colorazione giallognola che sicuramente non andrà bene per la mia pelle, ma l'alternativa è peggio, quindi accontentiamoci. Poi, per fissare questo capolavoro, andiamo ad applicare
Kiss Beauty. Questa non è una copia in particolare di nessun prodotto, onestamente, che io conosca, ma penso che ricordi moltissimo i packaging di Too Faced, che sono tutti rosa, con i fiocchi, insomma, dorati, eccetera. E questa dovrebbe essere una polvere per il viso. Non so come mai, ma solo io ho la sensazione che una volta i prodotti da bancarella erano tutti scurissimi, adesso invece sono bianchi, ma non lo so, cioè, anche questo è abbastanza... E poi quando lo acquistavo mi hanno detto che c'è anche la spugnetta, però noi andremo... Forse dovrei usare la spugnetta in dotazione, ragazzi, per essere seri, andiamo ad usare questa. C'è anche un fiocco disegnato nella polvere, comunque... Oddio, ma perché hanno tutti un odore così, non lo so, plasticoso, non so come descrivere. Beh, però mi sta ridando un aspetto, un colorito naturale, dopo questa base bianca da mimo, tipo. Potrei quasi dire che è decente, quasi. Mi sta seccando un sacco la faccia perché ne sto applicando troppa e sto letteralmente sentendo i brufoli che stanno uscendo. Ma tutto sommato, molto meglio di prima. Adesso finiamo tutto il viso, ma mi sembra meglio. Ok, non la definirei assolutamente una base ideale, però questo è quello che abbiamo, quindi... È arrivato il gran momento di confrontare le palette, ragazzi, che ho trovato. Questa è quella che ho trovato, che sarebbe la copia della Naked Reloaded, ok? Quella originale invece è questa. Non ci azzecca per niente, questa è praticamente tutta sbiadita, tutta, non lo so, un po' rovinata. Questa invece è completamente diversa anche come struttura, perché quella originale è fatta in tessuto, è molto morbida e particolare al tatto, questa invece è di carta. Andiamo però ad aprirla, voglio vedere i colori come sono, ero troppo curiosa di vederle dall'interno. Allora, questa è quella finta, che vi devo dire non sembra neanche male per quanto riguarda le colorazioni, assolutamente. La cosa più bella di tutte però è che non si sono sforzati neanche un po' a ricreare le colorazioni originali, che invece sono queste. Non ci azzecca proprio per niente. E sì, ragazzi, ebbene sì, hanno fatto la Naked Reloaded, ma i colori non c'entrano assolutamente nulla con le palette Naked, che appunto di solito hanno tonalità più, diciamo, più naturali, nude, color carne, marroncini, eccetera. Loro hanno fatto questa palette con colori fluo, qualche marroncino, quante marroncini, ma perché non riesco a dire marroncino? Loro invece hanno fatto questa palette con colori fluo e qualche marroncino, ma appunto non ci azzecca niente. Ma non è finita, perché per quanto riguarda le palette ne ho trovata un'altra, ragazzi, che sarebbe la copia della Naked Cherry, sempre di Urban Decay, che io ho, e sarebbe, rullo di tamburi, perché anche qua non ci assomiglia per niente, è questa. È questa, che è fatta in plastica, ha una specie di doppio strato che la rende, che rende le scritte tridimensionali, e questa invece è fatta di... plastica con un adesivo sopra, praticamente, quindi hanno tentato di imitarla, ma neanche, non si sono neanche sforzati così tanto, insomma. E il packaging, appunto, diciamo che l'hanno fatto simile come colorazione, ma già solo vedendolo ci si rende conto che non c'entra nulla, ed è anche molto più sottile quella fake, questa qua, rispetto appunto a quella originale, ma sono troppo curiosa di andare a vedere i colori. I colori della Naked Cherry, che tra l'altro non si chiude neanche bene, ok? I colori della Naked Cherry, allora c'è anche il pennellino, tra l'altro, aiuto, e c'è anche scritto su Naked Cherry, tra l'altro non c'entra nulla con il pennellino che ti dà in dotazione Urban Decay. Comunque queste sono le tonalità che, se non sbaglio, sono anche parecchio simili alle tonalità della vera Naked Cherry, ma andiamo a vedere. Ok, allora, possiamo confrontare anche il pennellino, ragazzi, perché era ancora nella palette. Allora, questo è il pennellino, ok, della Naked Finta.
questo è il pennellino della Naked Vera. Hanno tentato anche di riprodurre la parte in plastica trasparente, ma non ci sono riusciti proprio benissimo. Tra l'altro, notare che il pennello originale ha la punta arrotondata e questo è tipo piatto, non c'entra nulla, e ci sono i peletti più lunghi al centro, cioè è veramente quell'altra parte, potrebbe quasi ricordare, diciamo, ok, ma assolutamente no. Però appunto, le colorazioni, se questa è quella fake, questa è quella originale. Allora, ok, non sono particolarmente simili, ok? Però qua si sono impegnati, non si può dire di no. Confrontiamo l'altra. Eccole qua, quelle sopra sono originali e quelle sotto sono fake, ragazzi. Cioè, questa almeno si sono un pochino, devo dire un pochino, impegnati a farla simile quantomeno, mentre appunto questa non c'entra nulla. Andiamo a vedere la pigmentazione di queste palette, che sono molto curiosa. Sono molto polverosi gli ombretti, però devo dire che la pigmentazione, tutto sommato, potrebbe essere peggio, vediamo. Sì, potrebbe essere peggio in realtà, non è male. Vediamo, invece andiamo a fare lo swatch della vera palette Urban Decay Naked Cherry. Ok, diciamo che è proprio tutta un'altra storia, andiamo a swatcharla. Direi che sì, è tutta un'altra storia per quanto riguarda anche la pigmentazione, però adesso andiamo a vedere effettivamente come sono una volta applicati questi ombretti. Come base andiamo ad usare il correttore che sa di petrolio, tipo ha un odore, ragazzi, che è terribile, ma essendo un prodotto in crema dovrebbe teoricamente far aderire bene i nostri ombretti. Visto che questa palette ha questo bellissimo blu, che non so come sarà, però una volta applicato naturalmente, però visto che appunto il colore è molto carino, proviamo ad applicare questo sulla palpebra e utilizziamo decisamente il pennello in dotazione nell'altra palette. Così testiamo anche questo, mi viene da ridere. Come immaginavo, la pigmentazione è tremenda, non si vede assolutamente niente, ragazzi. Ma come? Ma come? Allora, se vado a swatcharlo, no, effettivamente la pigmentazione è veramente tremenda, soprattutto per quanto riguarda i colori, quelli accesi, che teoricamente dovrebbero essere quelli più vibranti come tonalità, quindi niente, ragazzi, questo trucco, io speravo veramente di riuscire a fare una cosa figa, ragazzi, ma purtroppo non credo sarà possibile. Proviamo a mettere 10.000 strati di questo colore, vediamo se riusciamo a fare in modo che si veda almeno un po', non sarà come speravo, ma almeno un po'. Poi andiamo a sfumare per bene il tutto, intanto ho blu ovunque, cioè naso ovunque. Ok, questo è il massimo che si possa fare. Adesso con lo stesso pennello lo giriamo e vado a prendere un marrone, che Dio me la mandi buona, un marrone che scriva. Questo, proviamo a prelevare questo marroncino glitterato e andiamo ad applicarlo appena sopra. Non ho più grosse speranze, ma no, effettivamente no, beh, dai, ragazzi, questo scrive. Cioè, i marroni scrivono, abbiamo appurato. Questo non è male. Mi sto quasi emozionando. Che con una sola passata ho la stessa pigmentazione di 50 passate dell'altro, praticamente. All'interno andiamo ad applicare anche questo marroncino un po' più scuro e vediamo com'è. Proprio soltanto all'interno della piega, che okay, non mi sembra che scriva per niente. Beh, no, tutto sommato swatchandolo sembra di sì, vediamo. No, effettivamente
effettivamente scrive bene e si sfuma anche molto bene, ragazzi. Allora, i marroni di questa palette sono decisamente... Allora, la mia scrivania è un disastro per tutto il fallout che sta accadendo da queste palette. Però, a parte questo, devo dire che i marroni mi hanno stupito. Sono molto scriventi, si sfumano molto bene. Il blu no comment, ma i marroni sì, diciamo così. Vado ad applicare lo stesso colore, questo marrone un po' più scuro anche sotto, visto che abbiamo appurato che scrive molto bene. Adesso sto sfumando, ragazzi, vediamo com'è. Non mi sembra male, tutto sommato non mi sembra male. Quando ho provato l'azzurro ho temuto per il peggio, ma diciamo che non sembra male. Però mi stanno un po' arrossando come la pelle questi ombretti. Non so se è una mia sensazione, ma mi sembra che anche la parte sotto l'arcata sopraccigliare stia diventando un po' più rossa. Comunque adesso andiamo ad applicare un po' di correttore, mi sa che forse è il caso. Anzi, andiamo ad applicare direttamente questo color carne dell'altra palette, Naked Cherry Finta, e ne applichiamo un po' appunto sotto il sopracciglio. Sto prendendo centinaia di chili e chili di prodotto. Ok, non mi fa impazzire la base e quindi non riesco a vederlo decente questo trucco. Comunque andiamo a prelevare un eyeliner. Perché così veramente, cioè, non è possibile. Ma passiamo al mascara. Ho trovato questo, ragazzi, che andrebbe praticamente a braccetto con l'amico correttore. Il packaging è diverso, l'amico correttore. Il packaging è simile, appunto. Ma questo mascara si chiama Wing Lids Waterproof Mascara. Questo sarebbe il mascara che naturalmente da MAC non esiste. Non esiste né questa scatola trasparente, non esiste questo mascara, non esiste neanche un mascara che assomigli a uno così da MAC, ok? E altrimenti potrei farvi vedere il mascara vero e proprio, ma non esiste. E quindi, però, anche qui, anche in questo caso, no, allora, vorrei far notare come il packaging qui sia, praticamente la plastica si sia tipo sciolta, e ci sia, non lo so, un pezzo di plastica che avanza così, non si sa. Anche la scritta MAC è un po' rovinata, cosa molto strana per un prodotto che arriva in una scatola di plastica, cioè in una scatola prima, non dovrebbe essere rovinato. Comunque, andiamo a vedere com'è questo mascara, okay, questo è lo scovolino. L'odore è stranamente normale. Questo è l'unico prodotto che ha un odore normale. Andiamo a vedere com'è, ragazzi. Devo dire che di solito gli applicatori così mi piacciono, quindi ok, però volume zero, volume assolutamente zero, però diciamo che allunga le ciglia. Ce la sto mettendo tutta, ragazzi, ce la sto veramente mettendo tutta, ma non mi fa impazzire, non lo so, proviamo a metterlo anche sulle ciglia inferiori. Ok, tutto sommato non è poi così male questo mascara, ragazzi. Non volumizza, allunga un po' più le ciglia, diciamo, però tutto sommato non mi sembra male. Non credo, onestamente, non credo che sia waterproof. Non andremo a testarlo in questa sede, non credo che sia necessariamente waterproof, però come mascara, diciamo, fattibile. Ragazzi, niente male questo mascara, però sull'occhio sinistro un po' mi brucia, non so perché, però un pochino mi brucia. Tento di salvare un po' la situazione con la mia terra, in modo da non sembrare proprio Morticia Adams. Poi applichiamo anche un po' di blush, perché così, ragazzi, è veramente... cioè, non è Halloween, quantomeno non ancora.
Ok, dopo 10 kg di blush e 10 kg di terra mi sento quasi di avere un incarnato normale. Adesso direi che cos'è che ci manca? Allora, ci manca l'illuminante, ragazzi, questo dovete vederlo. Ho trovato questo illuminante, la marca è appunto dovrebbe essere MAC ovviamente. E allora, come c'è scritto anche London, non so perché, perché se non sbaglio MAC è made in Canada, ma qui c'è scritto London, ok? Cioè, perché no? Perché no? Possiamo scriverci quello che vogliamo, è il 2020, quindi MAC London. E qui questo è il prodotto, ed è un illuminante, c'è scritto Illuminator, giustamente. Il packaging tutto sommato è carino, devo dire, ricorda anche un po' i pack, insomma MAC, anche se non mi risulta che MAC abbia un illuminante così in boccetta, potrei sbagliarmi, ma ditemi voi. Mi sembra che questo illuminante sia molto più simile a quello per esempio di Marc Jacobs, non so se è questo che hanno scopiazzato, fatto sta che ci assomiglia, però quello di Marc Jacobs è un pochino più gellognolo, questo della brutta copia di MAC è invece un pochino più rosato. Allora, il prodotto sembra a metà già usato, non so se riuscite a vedere, ma manca un bel po' di prodotto qua dentro. Io direi che siamo sulla metà, praticamente metà boccetta non c'è, e però il prodotto non mi sembra tutto sommato così malaccio. Almeno andiamo a provarlo sul viso e vediamo. Oh mio Dio, beh, è super pigmentatissimo, ragazzi, questo sicuramente. Infatti l'ho applicato un po' ovunque. Allora, non si stende tanto bene, ma oh mio Dio, non si stende proprio, guardate che chiazza mi ha lasciato. No, no, adesso che avevo quasi sistemato la base, cioè era quasi decente, no, no, vabbè, no, una chiazza terribile, non so, cioè, come faccio a essere così veloce prima che si asciughi, forse, ci sto provando, ragazzi, ci sto provando, ma, no, chiazza anche da questa parte, peccato perché il colore non è per niente male, ma si asciuga in un nanosecondo e si forma una chiazza orrenda, oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi, no. Secondo me quello che ha rovinato tutto inizialmente era soprattutto dov'è? Dov'è? Dov'è lui? E questo, ragazzi, cioè, non è un fondotinta, non so che cosa sia, ma non copre niente. Ed è pastoso, non lo so. Comunque, questo è il risultato finale, ragazzi, del nostro trucco di oggi. Adesso non mi rimane che applicare il rossetto, ragazzi, e ho trovato questo, che dovrebbe essere di Kylie Jenner. Io avevo, non ho più, ma avevo i rossetti Kylie Jenner, e vi devo dire che il packaging sembra veramente quello di Kylie Jenner, quindi questo è un po' l'unico prodotto che mi fa forse un po' venire il dubbio. Poi guardo sotto e vedo questo strano adesivo con scritto 07 mezzo staccato e dico no, forse non saranno di Kylie Jenner. La colorazione, oh mio Dio, oddio ragazzi, il profumo, veramente l'odore di questo è, non saprei descriverlo, ma sicuramente non ha ingredienti naturali, ecco, questo penso di poterlo dire tranquillamente. Comunque andiamo ad applicare questo colore, c'erano solo colorazioni scure a parte una rosa bubblegum che a me sta malissimo, quindi ho optato per questo. Beh, wow, pigmentato e pigmentatissimo, ragazzi, cioè qua questo è innegabile. Allora, diciamo che a vederlo nel tubetto, il rossetto è bordeaux, ok? A vederlo su di me, che la camera gialla è così bianca, è decisamente, è praticamente nero, quindi non sono assolutamente abituata a vedermi con un trucco del genere. Ma possiamo dire sicuramente per il rossetto che è super pigmentato, ma ha uno strano sapore e uno strano odore, quindi non saprei cosa dire riguardo questo. Questo comunque, ragazzi, è il risultato finale del trucco di oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, naturalmente, nei commenti, sono proprio curiosa di vedere che cosa mi direte. Quindi questo è quanto per il video di oggi. Mi raccomando, mettete like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io vi do un bacio, grazie.
grandissimo. Vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo domani sempre alle 17:30 puntuali. Ciao.